Ci troviamo all'ingresso della Cittadella della Carità, un luogo nato diversi anni fa per far incontrare le povertà e le risorse. L'incontro è fondamentale per conoscere, per costruire delle storie di vita. Si incontrano i più svariati bisogni, quelli per avere un tetto e c'è l'accoglienza notturna, quello per avere un pasto caldo, c'è la mensa, quella per avere istruzione o aiuto nella formazione, scuola di italiano, scuola di cucito, c'è un aiuto per chi è in difficoltà dal punto di vista economico, legale, di sovraindebitamento. Per fare questo è necessario lanciare un salvagente che si può solo lanciare nell'incontro diretto, che crea comunione, che crea partecipazione. Chi è che può lanciare questo salvagente? Non Superman, non Wonder Woman, ma una super net, una super rete fatta di persone volontarie che si mettono in ascolto e mettono a disposizione il loro tempo. Ora tutto questo non è più possibile farlo come si faceva un tempo, con l'ascolto diretto. Dobbiamo trovare altre formule. Ecco che ci viene in aiuto il progetto Il Filo dell'Ascolto. Faremo entrare per la prima volta le neuroscienze nel mondo Caritas. Questo è il luogo dove avveniva l'ascolto delle persone in difficoltà prima dell'emergenza del coronavirus. Due volontari attorno a questo tavolo rotondo che si mettevano in ascolto della persona o delle persone che venivano a chiedere aiuto. Di questi centri di ascolto ce ne sono 5 nella provincia di Cuneo, a cui si sono aggregati altri centri di ascolto parrocchiali, per un totale di una quarantina di centri di ascolto, che negli anni hanno costituito quello che abbiamo chiamato Ascolto in Rete, un progetto che prevede una formazione comune, una modalità comune per fare ascolto delle persone e raccolta dei dati e analisi di questi dati. Oggi non è più possibile svolgere l'ascolto in presenza e quindi abbiamo dovuto inventare la modalità di ascolto via telefono. Questo crea dei grossi cambiamenti e delle grosse difficoltà nei volontari. Ecco che il progetto Il Filo dell'Ascolto ci viene in aiuto e ci permette di vivere bene questo cambiamento e, perché no, di potenziare anche la modalità di ascolto e di accompagnamento. Come avverrà tutto questo? Grazie all'utilizzo di due strumentazioni molto semplici delle neuroscienze, due strumentazioni già ampiamente collaudate dalle neuroscienze stesse, che sono il biofeedback e l'EEG. 24 volontari, 4 per ogni diocesi, svolgeranno una sessione di esperimento, di prova, in cui verrà misurato il grado di stress, l'arousal, l'engagement che queste persone vivranno. I nostri volontari saranno ovviamente istruiti, su di loro verranno applicate la strumentazione per l'EEG e per il biofeedback durante l'ascolto in presenza e anche durante una telefonata di ascolto. Questo ci permetterà anche di calibrare la tipologia di persone che vengono ascoltate, in modo che la loro problematica sia simile nel primo e nel secondo caso. Questo sarà la base per costruire un processo di formazione che partirà dall'analisi dei risultati del progetto Il Filo dell'Ascolto. Saremo anche in grado di valutare le differenze tra i giovani che in questo periodo si sono avvicinati al mondo del volontariato e i senior che per tanti anni hanno svolto questo tipo di servizio di ascolto in presenza, ma che sono disponibili ad attuare questo cambiamento e passare all'ascolto mediato dal telefono. Questi risultati ci permetteranno anche di costruire in futuro un piccolo percorso di formazione sull'age management per valutare come inserire le nuove leve, i giovani, all'interno di una struttura dove prevalgono i volontari adulti, adultissimi in qualche caso. E non nego che c'è anche un'altra aspirazione, che non solo
Questi risultati potrebbero essere utili per la cabina di regia di ascolto in rete o per la delegazione regionale, ma anche a livello italiano. Caritas Italiana ha una rete di centri di ascolto e anche una rete di formatori e di formazione. Se riuscissimo ad avere e a produrre i risultati concreti di questa nostra attività, di questo progetto, il filo dell'ascolto, sicuramente potranno essere utilizzati anche a livello nazionale. Tutto questo ci permetterà di non perdere il filo dell'ascolto. Non vediamo l'ora di iniziare. Buon lavoro!